Eccoci. Velocità massima. Oh, madonna. Allora. Bellissimo Trackmania, ragazzi. Se solo non fosse uscito con quel piccolo problema che dovevi comprare 7 abbonamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, io sono a 4.08.07.06. Dobbiamo andare avanti, vai vero. Non i sottotitoli. La stessa qualità di quell'Xbox? Beh, lo spero. Pazzesco, okay. Assassin's Creed Mobiles. Grazie Fia Foppa. Grazie Fia Foppa. Chissà quanti sarebbe. Chissà, ci saranno il numero di download di Assassin's Creed su iOS. O tipo anche di Resident Evil. Fammi vedere. Downloads Assassins. Non lo so, Nick. Creed dura, però può essere iOS. Beh, i Rainbow Crossplay l'hanno già annunciato che arriva. Quando? Anno. Un altro po' il... finisce la Rainbow Six Crossplay. Ah, sì. L'avevano già annunciato. The Division 2 has been going strong. Ah, Shiro, che fa? Based on the feedback we received from you, we deployed thousands of improvements, updates. Ah, ma non c'è ancora Assassin's Creed. No, invece in teoria sì. We're just getting started. The first season of year 6 is starting tomorrow. And with it, we are unlocking level 40 and the entire game. È mai disponibile da oggi? No, 4 giorni fa. Today to hear more about the year 6 updates. Now, let's take a look at what's coming with season 1. L'ho già visto quello di Pacciani, Fia Foffa. Ma tu sei uno di quelli che mi manda i reel? No, non ecco, sei tu, non è vero. Che... No, non è lui, non è lui. Non è lui, non è lui. What do you believe, agent? What's the truth? That Lau was a traitor? Però è un'ora in teoria. Ma anche la Division 2. The Kelso has betrayed you. And that I numero download, vediamo. You want the truth, Angel? You'll know more of it. You might not like it. Come find me. All Division 2 players can now reach level 40 to unlock endgame content. Stanno aggiornando questo. A posto con The Division. Paradise Lost Incursion. Seasonal Manhunt and Events. Possibile per mia madre scrivere bene sul telefono. Possibile. Possibile. Grazie poi. Grazie bello. Vado a fare una pipì. 57 secondi, dai. We're just seconds out from the main show. Don't miss our amazing post show where we'll dive deeper into some exclusive gameplay. But now and I've always ragazzi scusate sto gestendo il mio collo per non impazzire. Welcome to Ubisoft Forward. Lo faccio una preghiera per Rayman sotto Ubisoft mia. Eh beh, anche quello è un bel gioco comunque. Sempre stato un bel giochino. Vediamo Riannon. Beh, lui non si lava le mani né si pulisce, quindi può essere di sì. Chi nulla vuole troppo stringe. Io questo qua lo aspetto comunque. Sì, tutte e due, sia Star Wars che Assassin's Creed. Assassin's Creed lo so che me la pigliarono quel Just in time. Ma sono proprio in live. No, vabbè, fammi sentire. Thank you.
No, Daniel, non ho fatto in tempo in un minuto. Forse le Highlander, non so le Tyrell. Che schifo veramente, Adam. Un sozzone proprio. Sta pure mangiando le patatine con le mani di ciolla. Era di Mirage? Scusate ragazzi, preferivate che arrivavo tardi? Sì, sì, io sì. Ma va bene, non ci credo. Non credo sia Mirage, a meno che non stanno facendo un solito mix. Che Yesai che gestisce la situazione. Ma ci stanno buttando tanto su sta rosa. Giusto, io. Eh beh, cioè, giusto che parlare e dire le solite cazzate, preferisco una roba del genere, almeno. No, vediamo un po'. Hello everyone. I'm Mattias Karlsson. È proprio bassa la conferenza ora. Today, we'll show you a different type of adventure. And as we journey across multiple systems, we will come across many opportunities for a scoundrel. In Star Wars Outlaws, one of your motivations for exploration is to find elusive experts scattered across the galaxy. These experts will help Kay pick up new skills to survive in the underworld. Here, we're looking for a gunslinger who can teach us some new tricks. Our intel points to the Mos Eisley Cantina on Tatooine. So let's head back to our ship. We're picking up in Akra Station. A remnant of the Clone Wars, it used to be a refueling station that now acts as a trade hub for illegal contraband. It's a great place to resupply. Ma allora, a livello di sparatorie è Battlefront, sembrava. Cioè, proprio quando metti in terza persona su Battlefront, quindi è figo. Per il resto, boh, quello bisognerà vedere, però. Watch Dogs non comunque non c'entra niente. Appena è iniziato, broker. And corrupt officials. Need your name cleared from the wanted list. Your ship, the Trailblazer, is a refined EML 850, the last of its kind. On board, you'll find everything you need. No, tanto ho scritto che le nuove c'era Ubisoft. Comunque, il fa cagare come qualità video per le dirette. Hey Andy. La vedi male tu? Non la vedo male, però poteva essere una vedo così male. Each planet has its own system of drop, volendo. And many opportunities to make a few credits, which you can choose to engage with or not. Drop solo sulla stream di This is Kay Vess on board the Trailblazer. I'm coming to help. Minchia quanto ne tre. Tutta sta parte non si era vista ancora. No, sa che le spaziali non si erano ancora viste. Cioè si era visto ma non so. Ma secondo me hanno preso le robe di Battlefront, ragazzi. Appunto, anche quello di Battlefront. Sono proprio le.
No, però dico, ricorda però tantissimo sia quando sparano in terza sia con i veicoli. Però, come modello, dico. E poi non è un male, per carità. Cioè, nel senso, allora, la sparatoria in terza persona era bella. I veicoli non mi ci trovavo, ma perché non li usavo spesso. Se ci prendevo la mano era carino da usare. No, vabbè, non è che puoi fare troppo diversamente, è una cazzo di battaglia spaziale, vuol dire. Squadron non era di Ubisoft, no, Squadron era di Ubisoft. Il primo gioco di Ubisoft su Star Wars. Beh, ma l'avevano detto che ci sarebbero state anche le battaglie. Non c'entra nulla, tutti quelli che state linkando tutti i giochi e games, non c'entra nulla. No, no, ma io ti ho detto che secondo me sono basati su Battlefront. Che no, lo so che non sono loro, ma è veramente tanto simile, sia i veicoli che le sparatorie. Squadron non lo so, non l'ho giocato. No, non c'è la coppa, sono secondo. Tatooine Space, Edge of the Galaxy. The tattoo system is in the clutches of the Hutt cartel. Our reputation with them is poor, so we best be on our way. Giustamente non c'è, non porterà nessuno. Io non sono un fan di queste cose spaziali, astronavi, battaglie, però in questo contesto non lo so perché mi intriga a me sto gioco, mi intriga proprio. Beh, caricamento mascherato così con atterraggio ci sta. Per quanto ci sta mettendo, avrei preferito effettivamente un caricamento a sto punto. Sì. Ma tanto non è che lo farei così spesso. Spero che no, esatto, non ci sarà da fare così tante volte. We could head straight to our destination. Questo proprio mi intriga. Anche il fatto delle taglie, boh. Adesso mi sta con la testa e di scutto. City is a dream come true for our team, allowing us to show parts of Mos Eisley you've never seen before. Room for one more? Gli interni sono, there are cioè, many opportunities for scoundrel. Però che abbiano messo anche qualche easter egg with the Hutt cartel. Most of Tatooine's economy is under their control, even though the increased Imperial presence has been hurting their business. But first, we need to pick up the trail of our expert gunslinger. The best place to start, ragazzi, chiaro che era una nuvola un po' strana, appunto maschera il caricamento. By asking around, we learn of a pirate who is deadly with the blaster and who used to work for the Hutt cartel. Eccolo anch'io di Luca. No, ci sono, di Luca. Sì, l'ho fatto vedere, ci sono. Vabbè, alla fine, esertico è solo questo in realtà, di famosi Star Wars. Il primo che si è visto era con la vegetazione. Sì, esatto. C'era un canyon, però era vegetale. As you move across scorching dunes and dusty valleys. Io spero davvero sia figo. Ho solo dubbi perché Ubisoft, ma spero davvero sia figo. Non serviva a scendere dalla moto così, per esempio, riferma. Che è normale, bastarda. Ma gigantesco, anche se vogliono puntare a farlo gigantesco conoscendo Ubisoft. Sarà gigantesco e pieno di niente, se sarà gigantesco. Però le robe che si sono viste per adesso sono belle. Sì, secondo speriamo me non lo condiscono di nulla. Un brufolino sulla gola qui, che fastidio, fa male. E anche Han Solo faceva le cose in maniera figa. All right. Maybe there's a data pad or something that can tell me who that old gunslinger is. Era Indiana Jones. Vedi Han Solo, Indiana Jones. Torniamo a verso un fondo. Ah, è lui che fa la cazzata del vedo. Boh. Vabbè, qua ci può stare. Ma di che? Perché? Il robot te lo dice, avrà dei sensori, te lo dice. Sì, no, era l'animaletto che te lo faceva vedere. Ma c'ha la roba. No, l'animaletto ha fatto una cosa. Sì, ma credo che abbia tipo un collare tecnologico. No, ma comunque io dico,
che fa cacare come roba nei videogiochi in generale. Ah, vabbè, guardato, ma c'è in qualunque. Il problema è proprio quello, Sior, che mi sta piacendo tutto. Cioè, nel senso, è quello che mi manda in allerta. Dico, com'è possibile? Vabbè, ma il gioco... Cioè, che sia di Ubisoft più che altro, ovviamente. Quella cosa era un po' strana con la luce, però... Questa luce è un po' particolare. Bello, la pistola l'ho lasciata sotto. Sì. Let's get out of here quick. We're in trouble, pal. Cosa è successo a questo robotino? È duro come la peste il robotino. Vabbè, i droidi anche stanno sì. Anche quelli, sono tutti duri. Vabbè, che è il laser, come sappiamo noi, ragazzi. Quindi... Ah, so che sono duri, che di solito sai, ti dà una movenza di essere colpito. We need a quick exit. Vabbè, ma è uno stronzo questo qui che gioca, però. Non ci prende mai. Cos'è l'R? I due soli. Che... Ah, beh, ho capito adesso la roba delle transizioni del trailer. Che sono quelle di Star Wars. Lo dicevo, che merda, ste cazzi di transizioni. Sì. You again. If you're still looking for Haas, I haven't seen him. Actually, I'm here for you. I heard you're the best shot on the planet. Oh, and you want to be second best. Now is not a good time. The Huts are coming and I need to get ready. Get your blaster out. What we have just shown you is the beginning of one of many adventures you can go on in Star Wars Outlaws. Whether you want to learn new blaster skills, fai alla Red Dead. Ah, sì. Vedi che ci sono documentazioni. Meno male. Foresta. Or become an unstoppable thief. Grazie, Price. Grazie mille, Price. Finding an expert is always an adventure. In a galaxy full of opportunities. Dai, dai, di Red Dead. Dai, 4 di me. Vista tanta tanta roba, eh. Il pericolo che sia troppo vasto c'è. Però sembra bellino, sembra, dai. Il fatto è che sembrano bellini tutti i giochi Ubisoft quando li presentano, quindi non mi fiderò. Ma degli altri un po' mi puzzava. A me Star Wars piace, però. Assassin's Creed non l'ho ancora fatto vedere. Surviving in the Workers District in Canterbite. Quello che si è visto ieri era figo anche di Assassin's Creed, però. Pulling off small cons with your buddy Nix is all you've ever known. After crossing one of the galaxy's elite, you end up hunted with your one chance of freedom. Being an impossible task to pull off one of the greatest heists of all time. To increase your chances of survival, you'll need to seek out elusive experts scattered all across the Outer Rim. From a skilled pirate turned sheriff gunslinger to a sabacc high roller who has perfected sleight of hand, Ubisoft. Or even a group of scrap hoarding Jawas that can fit off-market parts to your starship. Follow rumors whispered between locals or a tip-off from a cantina bartender that will lead you to their location before embarking on shady and often dangerous jobs to grow from a street thief into a fearless outlaw. But as a wanted scoundrel, it's in your best interest only to stick around long enough to get what you need before jumping to a brand new location. Syndicates and their leaders such as Lady Kira and Jabba the Hutt fan di Assassin's Creed, era. The galaxy, from the darkest corner of Acre Station to the lawless sands of Tatooine. Build your reputation with them to earn lucrative rewards. Grazie, gamble everything, risk ma era and double Selba con lo sacchiotto lì. Quale mi sono fermato? Mi sa Syndicate l'ultimo che ho giocato. Non so, tu hai fatto fino a Syndicate, hai fatto sia francese che inglese.
to share another look at this childhood dream come true. That we've crafted Valerio, io lì... No, beh, no, è impossibile fare come Starfield, dai, quello lì impossibile. You're willing to take the risk. The galaxy is full. Però Ubisoft non è famosa per avere dei menu incredibili, Ha interrotto prima dell'apertura. Cioè, l'inculata di sto gioco è che è uscito Starfield, che secondo me ha fatto calare un sacco a tutti la voglia di, vabbè, ma di spazio. Qui c'è il nome Star Wars. E poi lo spazio in realtà è relativo qua. Beh, però in realtà potrebbe essere anche un contro Pinisys, nel senso che sono stati talmente bassi per Starfield che questo gli va bene. Lo spazio sia la parte minore qua di questo gioco. Vabbè, non so. Che poi comunque ti ripeto, io che le odio queste cose, cioè le robe nello spazio, astronavi che sparano eccetera, comunque sono intrigato, voglio giocarlo. Mi accollerei anche quelle parti lì, tranquillamente. From childhood, Kay and Nix have been inseparable partners. You're welcome. Che bellini sti cosi. Mi ricorda un sacco Dragon Trainer in versione piccola. Alright, forse possono sbizzarrirsi con le creature. Ma il vento lì, che bello. Ma che fine. Possono sbizzarrirsi anche su Star come creatura in realtà, visto che hanno creato tutto da zero. Non l'ho un po'. Ragazzi, che sembra troppo bellino. Vabbè, sarà bellino, dai. Una volta abbiamo fiducia un attimo. Sarà bellino. No, per una volta. Fiducia no. Spero sia bellino. No, si sa quanto dura. Un'oretta, proprio. Wow. Sì, dovrebbe durare un'oretta, credo. As your versatility grows, gain access. Per fortuna che non ti possono colpire gli altri. Esce ad agosto, sì. E la madonna. A friend needs a little something stolen. And in this world, your actions are. Parlano tutti come mia nonna posto sigaretta qui cosa. I'm gonna finish it. Shame. Susi questo per adesso. Is everything. Where is he? Che ridere, gli uomini scroti. È una ciappola. The bigger the reward and more attention you'll receive from some of the most notorious syndicates. Lo smartwatch lei. And how did you think it was going to end? Tell the governor the payments will not increase. It's up to you where your loyalties lie. Hey Nick. Being wanted by brings a new set of challenges. This is getting bad. Impossibile usare questa mod in modo normale. So as your exploits grow, beware of who you cross. Hang on. Bestia. Scattered across the stars are unique locations, rich biomes, environments, and adventures to discover. Traverse the lush jungle world of Akiva, the ancient city of Kajimi, the dangerous Savannah Moon of Tashara, or roam the lawless planet of Tatooine. No, ma probabilmente non ti stanno facendo vedere niente, in realtà. Stanno fatto vedere cioè, un po' di trama non credo sia. Ti hanno fatto vedere le cose che puoi fare, cioè, grosso modo, però... Un sacco di scene anche di trama, Ma bisogna vedere se poi magari sono secondarie taglie, cioè vai a capire. Se sono secondarie... sarebbero fighe. Anche perché se fai le taglie, magari tante volte ti capiterà di andare in quel posto, liberare uno da una gabbia, salvare un... Pagino, poi. Che brutto quello lì, madonna! Explore and infiltrate parts of the galaxy you never thought possible. Guarda quanta cazzo di roba c'è. There are opportunities at every turn. Sono i piccoli Vega, come si chiamavano gli Ezra? Java. The galaxy is yours for the taking. Vabbè, quante navicelle li avranno fottuto quelli lì tanto ormai. Ancora si incazzano e sparano. Vedremo. Esce il 27 comunque, se lo... se prendi la collector. Io questo sai che tra l'altro quasi. C'è la cosa che se fai l'Ubisoft quello da un mese, quello più costoso, hai tre giorni prima, rifarò quello. Ma è compreso nell'Ubisoft quello? Sì, lì? Sì, c'era scritto. Colpiscimi forte. Quando l'avevano presentato con la data c'era scritto. Ho bevuto caffè, adesso non si fa. Questo è coso motherfucker. C'è la Deluxe e la Ubisoft Plus, quindi tu fai un mese di Ubisoft Plus che costa 15. No, ha messo Blitz su Defiant. E hai la Deluxe.
Quindi farò quella e poi... Anche tanto gli scudi mi hanno già rotto le palle anche quelli normali, quindi figurati sì, quelli sì, portati. E poi è vero che tutti poi usano il, quello di fuoco e dà fastidio, ma almeno quello di fuoco non rompe il gioco. Questi qua con lo scudo sono impossibili da... E io metterei almeno che le granate passano. I colpi no, ma almeno le granate, perché sennò non li muovi mai questi qua. Bella l'arma di Skull and Bones, la volevo proprio. È proprio Blitz. Eh sì, lo scudo proprio di Blitz. È proprio polizei. Ma i GSK cosa, chi sarebbero, scusa? Magari sono gli operatori di quelli di Blitz. Può essere. Non mi ricordo più come si chiamano. Oh, a meno che c'hanno anche Skull and Bones. Sono i tedeschi, no? Sono loro? Oddio. Adesso ho realizzato un attimo dopo. Sono una SWAT tedesca, ok. Vedete, Ventino divertentissimo. Mi sono divertito per quelle ore lì, però... Toccarci per i fatti miei, proprio no. Ci stanno provando su di modi, dai, per favore, giocare. Ma erano i cannoni quadrati. Le migliori pasticcerie di Milano, quelle le fanno. Con il cornetto quadrato. Ah, vedi. No, allora non stava andando benissimo, ma han detto, loro hanno detto che erano soddisfatti, però. Sì, e dai dati non sembrava stessero andando bene, se ma ti dicono che non sono soddisfatti, fanno un'intervista, come stanno, siete soddisfatti del vostro gioco? No, sembra strano. Io ho ancora lo scrigno con un doblone ciulato all'evento. Altro lo ho anche convinto che Yukali mi ha visto col doblone in mano e fa: ah, ma si possono prendere? Allora ne vado a rubare un po', e l'ho visto sparire dietro i mobili. Anzi, vi giuro che è 1080p, eh. Perché hanno messo il Megalodonte? Il Megalodonte doveva essere un gioco simile realistico e mettere il Megalodonte. Ma prima si sono messi tutti i cosi. Megalodonte è bellino, secondo me, da... Sì, ma non è Sea of Thieves. Però aggiunge quella parte interessante, anche se navighi così. Grazie, Aule. Grazie, Fabbro. Grazie mille. Grazie, ben arrivato. Benvenuto, benvenuto. Benvenuto. New solo and PvE game modes have been added. Giustamente il PvE, se no moriva subito. And defend them from rivals looking to cripple your empire. Anch'io doglia, però nessuno dei due mi ha mai coinvolto. L'acqua è bella. Decente. Esistono i cannoni quadrati, cioè sono mai esistiti i cannoni quadrati. Sto cercando. Ma a parte che no, secondo me, però vediamo, cerchiamo. The Dragon's Wake. Ma poi no, Moro, te lo dico, no, che la palla era tonda, avranno fatto tondo anche il cannone ai tempi. Sparavano cazzate. È l'unica parte, al massimo la punta, potevano squadrettare un po', ma... You'll also face off against a brand new legendary sea monster like never before. A flying dragon. C'è veramente il drago volante, come lo slumber. Carino. Anche se non... Vabbè, attenzione. Stile megalodonte, quindi non c'entra nulla, però. Tu non hai mai più giocato a coso? A... Il gioco quello di voi sfigati nerd, come si chiama? World of Warships. Esatto, World of Warships. Ho giocato da 3 anni con te. Thank you to all. We will keep working hard to bring you original, amazing. Comunque giocherei concettualmente giocherei più a questo che a World of Warship, anche se World of Warship è fatto bene. Ah sì, giusto per prenderlo per il culo. E sono persi. È vero, metti che... Prince of Persia, scusami. Dicono cose nuove di Prince of... Quello può... Ah, c'è scritto in alto a destra, è vero? No, vabbè, no, però ho visto le tue... Perché in teoria l'hanno dato un altro team, perché faceva schifo al cazzo là. No, Price, quello no. Praticamente non ci giocherei, concettualmente sì. Players have gone on epic adventures through legendary Persia, embodying relentless princes, capable of defying gravity, running on walls,
rewinding time to avoid traps and defeating mythical creatures. To celebrate the 35th anniversary of this iconic franchise, non è che mettono quelli primi tutti su. To give you new exhilarating adventures. Sarebbe carino. Back in January, Prince of Persia, The Lost Crown, tre Prince of Persia in un anno. From media and players. Questo era molto carino. Today, Ubisoft Montpellier has a special treat for you all. Check it out. Hello everyone. Okay. Thank you for all the love you shared about our game and the free updates released over the past months. It's been thrilling to watch. Attenzione. Spoilerato. Ma, non, ma sono tutti overreactatissimi, io vi assicuro che non c'era niente da over... Boh. Bad Dr. Game. And now, have a look at our first title update, available for free, called Divine Trials. And next, a glimpse of a story DLC. Ma siamo sui coglioni, eh? Bello il cinghialotto. È la roba meno interessante che possono farmi in un Metroidvania. Io mi aspettavo tipo, che ne so, magari per i 35 anni mettessero quelli vecchi tutti insieme in... Bello il vestito in braghette. È uscito oggi, cioè adesso, è disponibile adesso. Sì, vabbè, ma è un free update. Vabbè, con delle challenge. Questo è per i tryhardonissimi. Sì, appunto. Che magari sto gioco neanche un botto di tryhardoni, immagino. Tipo Viking, secondo me se lo spara. Ah no, Story DLC, settembre 2024. A busta de piscio! Di storia non è che mi ha preso chissà quanto. Era molto bellino il gioco. Era divertente il combattimento pure. Però di storia. No, c'era una busta, ho detto amazing independent spirit to the franchise. The Rogue Prince of Persia, which released just a few weeks ago, is a fast-paced, action-performing roguelite. Scrivilo giusto, almeno sono tre lettere. We'll be gathering valuable feedback from you all, while also delivering regular updates and additional content. Here's questo artisticamente non mi piace, purtroppo. È anche di gioco, non è che... È veramente tanto tanto indietro di contenuti, non c'è niente. Per un attimo mi sembrava quello di The Bear, ho visto un secondo proprio. And the billions of sales we've made now that the game is bug free and has 100% positive reviews. Today I can happily announce that our first update, the Temple of Fire, is about to release. Check it out. Almeno sembra fluido, però. Anche a me non mi fa impazzire, però sembra fluido almeno. Mi sembra una roba pesante da giocare. New mobs and weapons, ce ne sono due in tutto. Ma questo artisticamente è un po'. Boh, non so perché hanno voluto. Vabbè. Guarda che figo il finally, spirito guerriero, quanto era incazzato, mamma mia. Poi è diventato un zoomer. Anche solo cos'era il 4, il 5, quello cartoon, tutto imbavagliato. Cioè adesso comunque tira, cioè, per la figa tira più il capello così che il guerriero tenebroso con i capelli lunghi e la barbetta. Cioè, io non ci credo, cioè. Cos'è questo qui? Mi sono poi perso? Che ne so io, ma... Ah, sappi del tempo, sappi del tempo, torna indietro. Sappi del tempo. Eh sì. E beh, fammi vedere... Micchia. E niente? Solo una scritta? L'hanno dovuto rifare da zero. Ho capito, pensavo che un minimo. E che cosa che non ci hanno... L'hanno dovuto dare un altro team perché l'avevano dato agli indiani lì, ma non no, lo no, ma mi ricordo, fare. Mi ricordo. Eh no, no, purtroppo. No, mi ricordo. Preparati a mutare. Mi spiace per loro, ma non lo sapevano fare. Ah, cos'è Rock Band? Okay. Vabbè. Tanto abbasso no, ma... che. Oh, Meteora c'era. Sono nuove song e robe. Amore, vuoi giocare al simulatore di.
infatti. Si chiama qua. Io posso mutare. Tanto devi fare le tue canzoni su tre note. Posso mutare da qui e sentirlo io. Hai 40 anni, ma piace. Madonna, dammi un bacio. No. Che sfigato, Marco. Ascoltati la tua musica di merda. Professorino, io faccio musica di alto livello. Credo sia Avatar. Sì, ma faceva vedere... No, aspetta. No way. No, sì, no way. No freaking way. No freaking way. Oh my god. Oh, this looks so Hoggers. Nice. Probably gonna be saying that a lot. I got goosebumps. Nice and easy. We're gonna be best pals. Io continuo a trovare fighissime queste parti qua, comunque. A me è piaciuto, io l'ho finito, non è male. E che non mi va di giocarlo come non mi va di giocare un Far Cry attualmente, quello il discorso. Sì, però sì, mi sembra divertente come... Cioè, potevano fare una porcata. Se c'è una cosa con... che bisogna dare adito a Ubisoft è che è campione nell'utilizzo delle tecnologie e tutto. Quello sì. Però il gioco per me è proprio... So che davvero? Di più non li sento, mi sono gli audio del... Magari si stancano così. Stanotte si dorme. Stanotte apre la porta a Disney. E ho capito, ma faceva bordello. Che bella Pandaria. È anche campione di riciclo, ma sicuramente, sicuramente. Sì, però streamano a 2000 di bitrate, sti infami. Però non buffera. No, no, è vero, eh. Effettivamente la, l'unica che va bene di live. Grazie, Cecio. Come sta la piccola? Grazie, Oicek. Amore, non arrivo qui. Non posso. Come faccio? Non riesco a capire Bane. Quel verde non aiuta, diciamo. Eh no. No, Blitz. No, l'ha messo anche qui. No, queste montagne proprio. Sì. Che poi era più fastidioso Blitz di montagne. Lo usi tu? Lo usi tu? Figo. Non si poteva usarli. Ah no, era il boss. Tra l'altro quella scena, cioè nel film non è proprio così. C'è un coltello, non proprio una lancia, mi pare. E comunque per l'umano è una sbrega così. Allora, ho The Crew. Ed qua si fa un pisolino easy proprio. Ah no, di crew moto forse. Ce l'ho, eh? In celofanato ancora. Dai, questo lo devi giocare tu. The Crew moto, ce l'abbiamo di là. Sai, non ho una PS5, devo anche giocare a Stray. Ah, sì, è lì. E vieni a giocare. Ma che palle. Ho capito. Qua, a Blade. E devi cambiare, che c'è tanto c'è. Poi non se la fa per il tuo PC. Non è vero che la sai comunque, se ci pensi te la ricordi. Grazie, Giorgi. Grazie, Giorgi. Credo sia The Crew Motor Fest, la password del campo. Cars and playlist. We will start with season 5. Tocca scaricarlo, giochiamo a The Crew Motor Fest. Non ho capito cosa scritto Sì, sono due giorni che deve fare ancora il ciclo di antibiotici. A 5 ore gratis. Comunque il problema non è venire qua a giocare, perché se vogliamo portare la play di là, non abbiamo dove poggiare la play, dobbiamo mettere una sedia, qualcosa, e Ori in due secondi farà volare la play 5 giù. Metti sdraiata la mente. Non c'è posto. Cioè, dovrei prendere la sedia, dico, la metti sdraiata. La sedia sì, però la metto al pelo, un po' mi cavo addosso la notte, sinceramente. Al tempo che la metti lì, l'attacchi tutta, sta già dormendo, così due vecchi. Quello può essere. Un titto, Goti! Ma non c'è un gatto, almeno. Che culo! Veramente un culo, eh! Bello duro, guarda! Eccolo! Pazzesca sta cosa. Sempre gatti devono buttarci dentro. La corsa con i cani, bellissimo! Basta. Non hai visto la conferenza, abbiamo visto solo gatti. Anche dove non c'era bisogno. Anche adesso c'è una macchina, un gioco di macchine, c'è il gatto.
gatti, carte, streghe. Streghe aveva una. Gatti, carte ovunque però erano. Ho capito adesso che sono cane e gatto. Forse è troppo impegnato a lamentarsi. There's no rest for us as the chase never stops. E il gatto è morto, mi pare di capire poco dopo. Bomber. Qui, oddio, succede? Dove parla? Mi parla? Dall'anfiteatro rosso. Tune in to our next crucial case in September. Thank you for watching and see you there. Sto sentendo un po' quello io, però. Questo non saprei. Skull and Bones 2? By order of the Emperor. I Cesaroni il gioco? Ah, è anno? Forse. Ah, beh. Sì, credo sia anno 4. Effettivamente è vero che anno è di Ubisoft. Ma non è anno, però. Che lui c'ha lo smartwatch, guarda. We stand on the threshold of a new age. Sotto le bracieri sono da ere. Our field shall yield bountiful harvests and our colors. Passano il tempo 3. E quella è You can take it from here. No, vabbè, parlava con me. Vedi che è romano. Sì, sì. Ah, romano, pensato di essere romano. Dai, Roma. E il mio mistero è chiuso in... Chi è questa qua? That was awesome. Hi, my name is Manuel. Non era un trailer comunque, cioè preferisco più nell'era moderna. Si può chiamare trailer? Non del gioco, quantomeno. Sapevo che lo dicevi. Stavo per allungare la mano, infatti. Er upone. Vabbè, doglia veramente. Ti ha detto mains. Parallel journey. Just imagine, it's the year 117, time of the Pax Romana. Yes, and united by conquers, the empire found its way to peace and become a cultural melting pot. Mm-hmm. Anno 117 Pax Romana will deliver Roman gaming experience unlike anything you have ever played. And for the first time in Anno, you will be able to choose your starting province, either the mysterious Celtic wetlands of Albion, where no civilized Roman wants to be, or the traditional Roman Latium, close to the hungry heart of Empire. Oddio, ma ha figurato tutto. Però effettivamente non avere la possibilità di scegliere. Sarebbe bello tipo Civilization, che puoi scegliere quello che vuoi ogni volta, però capisco sia un lavorone. Vabbè, ma è un gioco diverso. Sì, no, infatti non si può fare. But it's with great passion and excitement that we bring this 25-year-old timeless game here to the main stage. Ha voluto arrischiarsela così. Loyal fans, a massive thank you. Because without you, none of this would be possible. Thank you everyone. Grandi. Tipo sì, partenze differenti, ma nel cioè sono tre comunque. Oddio, For Honor 2? Dov'è Gianluco? È diventato Dragon Ball? No, mi ha preso per il culo due volte, tra l'altro, perché anche leggendo Brawlhalla comunque mi sono sentito un po'. E c'era cosa? Globox di Rayman. Ah, ma è un mix, quindi? Sì. Pensavo fosse un personaggio di For Honor in Brawlhalla, inizialmente. Mone Paoli. Ho visto Katana. Questo è il nuovo Monopoly? Ma c'è già da mo'. No, è il Comic Con World Plaza a settembre 2024. Ma, ragazzi, sono sicuro ci sia già, però, Monopoly. Ma, sarà ma mi sa che è uno nuovo. Ne fare un altro. Che magari il multiplayer funziona e puoi salvare la partita? Sarebbe la svolta. Vabbè.
Esatto, non si può salvare la partita di Monopoli nella vita vera, figurati. Vabbè, comunque se si può fare lo facciamo. Scusami, se si può fare Monopoli Ubisoft. No, so che c'era un Monopoli. Magari non era di Ubisoft. Sì, sì, era era di Ubisoft. Bene, va bene, ti accettiamo. Era di Ubisoft perché mi ricordo... Magari le farò un nuovo. Ma può essere, può essere. Chiaramente deve essere pubblica ancora lì. No, comunque Monopoli. Ma ah, vale, io guarda che Monopoli lo gioco volentierissimo. Già... Monopoli lo voglio fare. Vabbè, ma probabilmente è un nuovo. Ma no, è Monopoli. Sì, ma c'è scritto Comic in tutte le piattaforme a settembre, vuol dire che non c'è ancora. Ma perché si vede che... è perché non c'è sulle nuove console. L'avevo scritto su console, non sulle non tutte le piattaforme. Eh no, perché c'è su PS4 e Xbox One, PC e Switch per adesso. Magari era una mappa di Monopoli, visto che c'era del mare, dei palazzi, delle cose. Tanto di Monopoli puoi fare quello che ti pare. Scusa mia, ma... No, vedi? Ubisoft svela il nuovo capitolo della saga Monopoli, uscito a settembre. È proprio un nuovo capitolo. Oddio, questo non esce su console nuove? Sì, su tutte le piattaforme. Eh no, qui c'è scritto solo... Cioè, vabbè, cioè sarà compatibile anche su Xbox Series X. Sarebbe stupido X, dire tutte le piattaforme, ma non le nuove console. Allora, che cazzo è? Che belle ste robe, però. Ah, tra l'altro l'ha stato annunciato al pre-show. No, sarà migliorato e magari funziona meglio dell'altro. Facessero tutti gli intermezzi e le presentazioni con la musica e la gente dell'orchestra e le cose, guarda, sono felicissimo io. Tanto sicuro sarà con abbonamento, si chiama Monopoly Plus, vuol dire che devi pagare qualcos'altro. Il Plus per forza è quello. No, Monopoly Plus, su Steam valutazione 6 di 10. È stato annunciato Monopoli. Sì. Esperienza di gioco migliorata per la versione digitale del classico, sarà disponibile a settembre su PC. Eccolo qua. Questo mi frega un'altra volta, di essere, quello che c'è già del. Che sono remaster. Ecco, lì era una merda però. Sì. Oh, vedremo, non ci ho capito molto, sembra uguale all'altro. Hai visto tu? Ships, but they all come from the same river. Learn to trust. Io non ho capito se ne scelgo uno li uso tutti e due, però ancora, no, credo che qui li userei tutti e due, infatti, perché se volevo provare perché interagiscono tra loro, sì, quindi sì. Cioè sarà come Syndicate. Hello everyone, figo. I'm Charles Benoit, game director on Assassin's Creed Shadows. Oh, brother, I'm very proud to be here today to present our dream project, a game that la persona più forte della terra, lui. Yes, we're finally going to feudal Japan at the end of Sengoku era. Hai fatto il dito medio? Fatto il dito medio? Sì, sì. It was a period of war where clans were fighting for power, a turning point in history, culminating in the unification of Japan. Ma poi era già pronto, sono rimasto. Era proprio subito. Cioè, se gli diceva sei un grande, gli faceva il dito medio lo stesso. In a time where the greatest warrior became heroes. And inspired the most amazing and well-known epic fantasies, the samurai and the shinobi. The samurai. Two perfect archetypes for our dual protagonist. You'll embody the deadliest trained assassin in history, the shinobi, with Naoe, a young woman from the mountains of Higa province. Naoe? Who was forced by war to learn the arts of deception. You'll also experience Japan through the eyes of Yasuke, an historical Yasuke, character, che ovviamente non è il suo vero nome. Sì, perché gliel'ha dato dei giapponesi. Si chiama Maurizio, lui, mi pare. Who becomes a samurai under lui si chiama Nobunaga Otung. Two protagonists with unique personal stories and views of the world. Once allied, player can bounce freely between both characters. Played as Yasuke,
a strong combat focused samurai, or as Naoe, the agile and stealthy shinobi. And as you progress in your adventure, you'll feel the time passing like never before. We're introducing a full year cycle where you'll be able to rediscover a location under different seasons and weather. For example, in winter, ice may prevent you from going underwater. But as the season gets warmer, you can now use pounds to approach your enemies. Or heavy rain will help you to blend in the environment, to lurk or escape your opponents. Speriamo funzioni bene questa cosa, è fighissima però. At night, extinguish lanterns and destroy braziers to vanish in the shadows. Sto rispondendo a un telegramma. Each day and season bring its own challenges. But today, I'm really excited to share an extended look at Assassin's Creed Shadows gameplay. You're about to see a sequence where Naoe and Yasuke are hunting corrupted demiurge. Quindi sono di Yasuke oggi. Parts of Japan. You'll see the dynamic of our two heroes, and now they complement their strengths with the unstoppable force. Magari li usi entrambi con metà paduno e con metà paduno. Ma è la pagoda d'oro? La futura pagoda d'oro? Sembrava dici che il tempio d'oro? La... C'era più lago però, eh? Okay. Sai, magari si è ingrandito. Che bellina. C'è anche Doglia, vedi? Non ho capito perché farti vedere solo Yasuke, cioè non ha senso. Beh, vedere un gameplay. Vabbè, però era bello vedere la, proprio il, visto che ha spiegato mezz'ora l'approccio diverso dei due personaggi con le caratteristiche fisiche diverse, era figo. Più avanti, più avanti. Sì, sì, quello sì, schifo. Fukuchiyama. At last. No, direi che non è il Tempio d'Oro, mi sa. No, mi sa niente. Come fa? Secondo me è di... No, è Fukuchiyama, ma sì, ma è diverso. Ma poi, ma sì, ma il Tempio d'Oro è un, come se dici, deve avere diritti per la Torre di Pisa, ma che... Non lo so. Non sai che in Giappone sono... È figo, però, Non lo giocherò mai, però è figo. Io questo invece ci casco, questo lo voglio giocare, invece, io. Consapevole di tutto ciò che rischio, ma voglio giocarlo. No, no, ma questo me lo faccio. Ci organizziamo. Però mi mandassero una collector come hanno fatto con quello dei vichinghi, godo. No, vabbè, se puoi accarezzare il cane, ragazzi. Po! Goti! Gli spacca la testa con la... Solo mangia, da mozzico. Lo infilza, lo infila in bocca. Adesso accarezza anche il bambino. C'è il bambino che la guarda e fa... È il cane mio, comunque. Cioè... Cazzo ho detto di toccarlo. Right behind you, little one. Si è vista la Blasi saltare la fila. No, no, non c'era niente del genere. Anche a me, Inel. Eh sì, quella è un peccato che non c'è più, quella di Desmond. Come si è girato? Allora, questi capelli continuo a dire che non mi piacciono in questo contesto. Perché dovrebbe essere Drogba? Io non capisco, cioè non ha senso questa cosa qui. Guarda che le treccine andavano un sacco ai tempi, Davanti allo shinobi e c'è Gervigno. Cioè, cosa vuol dire? Scusami. Cioè, sto giocando adesso un minimo di contesto. Grazie, Giorgio, e grazie, Montre. Giorgio, forse l'ha ringraziata. Grazie, Montre. Assassinate Fujioka. Non ci credo, sono ancora in 1080p. Sì, invece. No, è che qua con la vegetazione secondo me si smerda per forza. Sì, ma è una merda proprio, cioè io lo streamo meglio. More division among the people here. More corruption. Vabbè, ha messo l'opzione che ti toglie l'elmo durante le cutscene. Eh
sembra bellino, però se lo vedi così, cioè, mi affascina. Poi mi prendono per l'ambientazione, chiaramente. Lui non può correre, fra l'altro. C'ha 270 kg di capelli, volevo dire comunque. I told you, keep walking. Ah, così proprio. Guarda che hanno installato i LED nelle... Ma gli si è rotto tutto il... Eh sì. Bastardo! Madonna mia. Ma perché non devi fare stealth con lui se vuoi fare stealth, ma devi farlo con la... Naomi lì, come si chiama? Naomi. No, Ghost of Tsushima, cioè gli piacerebbe essere Ghost of Tsushima. Gli piacerebbe essere Ghost of Tsushima, però chiaramente ti riporta là per ovvi motivi. Vabbè, anche meno. Però è divertente spaccare tutto così. Bellissimo. Adesso c'è l'abilità, eh? Vedi? Che cazzo è il tuono? Era veramente la mossa di Kaido quello. Con più citato, sì, lo so, però era veramente quella. Diciamo che per l'abilità devi un attimo chiudere gli occhi e andare di fantasia. Però a parte quello, dai, divertente. Non sembrava così. No, più che altro c'è stato quel tuono, ma lui semplicemente ha saltato e dato una mazzata. Non è che c'era. Il tuono era per. Guarda che potenza. Ma hanno usato un bambino. Non lo menare. Ma poverino, ma non c'è da fatto. Il salumiere ha ucciso, scusami. E qui non esce fuori, vedi che Ezio non ammazzava i civili, eh? No, lui non gliene fregava un cazzo, invece. Ho visto adesso la vita sopra. Perché queste robe saranno scriptate, ovviamente. Sì, penso lo faccia in ogni combattimento. Di vita. A parte che gli ha tolto un macello. Sì. E lui non sta togliendo assolutamente niente, invece. Figo così. Questo è figo, questa parte è molto giapponese style qui, questo momento. Ah, che è sto vecchio. Azzo. Oh. E lei secondo me è interessante. Proprio un approccio. I was going to handle that. Too slow. Swag, bro. Spero ci sia parlato in giapponese. Ma sì, l'ho perso un tanto. So now we know who he worked for. Sì, che si potrà mettere, spero. Sì. Ma lei è cinese? No. No, anche, cioè, non si sa, poi magari per trama, boh. Ma Memis, la cosa degli assassini ormai è uno scherzo. Cioè, anzi, in Mirage hanno messo comunque una confraternita, un gruppo segreto, eccetera. Qua secondo me non... Diranno che sei allenata lì. Ah, vedi? Scegli tu, quindi potrai sempre usare chi ti pare a te. Cioè, paradossalmente puoi fare comunque tutto il gioco con uno di due. Non mi piace troppo come roba. No, beh, credo che magari qualche parte sarà per forza uno o l'altro. It'll be me and the shadows. Ma come su Coso, come anche Like a Dragon, a me non piace che mi fai usare entrambi i personaggi così. Più altro che ti devi buildare due personaggi separatamente. Beh, bisogna capire anche lì la build come funziona, perché non sarà come Valhalla, secondo me. Magari puoi cambiare mid mission. Eh no, penso proprio di no, visto che ti ha fatto scegliere con chi fare la missione. Secondo me, paradossalmente, potrei fare tutto il gioco con uno solo. Secondo me puoi fare tutto con uno solo. Se scegli sempre a parte uno, dei momenti. No, secondo me no, invece. No, magari saranno dei momenti in cui sarai obbligato, perché magari c'è un momento stealth e devi usare lei, o un momento fisico e devi usare lui. Però, se vuoi, grosso modo potrai usarne uno, secondo me. Quello sicuro, Fras. Sì, no, quasi sicuramente. Cioè, se ti piaceva più usare gli assassini e fare tutto stealth, userai lei.
con le evra, i kunai, le stelline, eccetera. Devo buttarti in mezzo, spaccare tutto. Così giamburrasca. Beh, capito, è buio, ma non... Non lo so quello, cioè, Ferro. Secondo me non te lo fanno fare, Ferro, quello lì. Una volta che scegli lei o lui, usi quello per la missione. Anche secondo me. Cioè, se vuoi usare l'altro, ti fa iniziare la missione. Perché se no non ha senso che ti dice... E se no che giocalo, cioè, che... con Naoi, sì, o giocalo con Yasuke. Ma ultimamente usa fare più personaggi, da GTA poi ha iniziato a farlo. Però in GTA... Perché anche Spider-Man aveva i due personaggi. Sì, però in GTA non... Non ti buildi il personaggio. No, è vero. No? Invece qui devi... C'hai abilità, punti abilità, equipaggiamento e tutto, e te li devi buildare diversamente perché hanno abilità e modi di giocare diversi. Bestia. Madonna. Cioè anche in Like a Dragon, per quanto mi sia piaciuto molto il gioco, l'ho odiata la cosa di avere due parti praticamente. Il fatto che lo devi scegliere prima non sapendo la missione, lì magari lo puoi capire in base al racconto della missione stessa. Magari capisci più come... Questa cosa che ha appena fatto è un po' anti-stealth. Perché ok che c'erano le luci, ma come faceva a sapere che non la sgamavano? Però vabbè. Va bene, adesso ti fai domande. Azz. Di Spider-Man per che davvero. Che brutta animazione. L'animazione non era bella, no. Ha proprio fatto anche lo scalino del coso. Oddio, arriva con la forza del pensiero. Ha la forza. È questo Star Wars, quello vero. Più che altro il discorso è che se voglio avere un'esperienza nuova uso sempre Yasuke, perché lei bene o male è un assassino. Beh, più o meno gli ultimi Assassin's Creed. E Mirage alla fine eri molto come lei, cioè sì, no, poteva Mirage, andare anche quelli faccia. GDR. Li giochi GDR tutti, sì, li giochi tutti più o meno come Yasuke, non è che... C'è però lui stealth. È proprio grosso, sfondi tutto con la mazza, cioè è proprio un tank. A daimyo like that deserves a slower death than the one I'm about. E tiragli un cortellino. Allora, secondo me Lord King, la trama degli assassini doveva avere una conclusione. Come anche il brand. Il problema è che il brand ha continuato a vendere. Questa roba, vabbè. E beh, la usavano. Sì, sì. È ovvio che tutti avrebbero voluto sempre la trama parallela. Però a una certa... Come non era nei loro piani. Cioè, loro dovevano interrompere una certa. Ma il gioco vendeva e quindi sono andati avanti. E hanno dovuto sacrificare tutta la parte... Questo era il tuono del temporale o ha usato l'abilità? No, piove. Ma lì sempre per vendere. Ime attaccano una volta, come al solito, ma non cambierà mai. In realtà negli ultimi era cambiato un po'. Qui ho visto che ha preso. Infatti l'ho notato anche prima. Ha sparato, l'ha ucciso il fucile pure. Vedi che è quella. Cavolo, però ricorda molto, Ricorda molto. Essendoci anche stati lì, effettivamente è proprio quello. Non è quella. Potrebbe essere il tempio d'oro. Una grossa questa qui è quella di... Questa è la pagoda, quella dove abbiamo mangiato sotto. Sì. È proprio quella. Questo è il castello di Kyoto. Qui è il parco dove siete andati voi, quello dei divertimenti. Ambientato lì. Sì. Ti sei esci di là, in realtà usano le macchine. Comunque secondo me è quello di Kyoto, cioè è ambientato in quella zona lì. Novembre qui. Citazioni o robe del genere. Aspettare un bel po'. Madonna, magari non sono proprio quelli. Ah no, Adam ha piccato il bot. Mi interessano. Qual era l'altro? Star Wars, Star Wars, Assassin's Creed, e poi vabbè, il Motorfest lì non me ne frega niente.
everyone. It's a pleasure for all no, of vabbè, us to Mr. Ubisoft. Celebrate our shared passion for games. I wanted to say thank you to all Ubisoft teams around the world. Their niente talent, Ubisoft a Milano, creativity, hard work is what makes che tocca starvi così. So. Ho letto adesso, amore. Quello è un po' scazzato quello dei patrocini. È vero, ma che gli hanno fatto, poverino? Lui è il bambino con la tizia napoletana che canta dietro e vuole morire. Mamma mia, Rita De Crescenzi. Mi sa che ci sto un trooper. Sono un po'. So thank you for watching. Thank you. Vabbè, una discreta conferenza. Ma sì, dai, c'è stato molto, molto di peggio. D'altronde, vabbè, Ubisoft comunque le sue giochi ce li ha, cioè non... Vabbè, dai. No, vabbè, dai. In un'ora ci stanno fatto vedere quello che dovevano far vedere. Dovevano farmelo vedere anche un pochino di meno, in realtà. Erano quattro giochi, potevano fare un po' più riassuntivo. Però ci sta. No, però è, devo dire che mi, cioè, poi magari perché mi ha interessato, però vedere bene il gameplay mi ha... cioè, apprezzato di entrambi. Sì, forse Star Wars un po' meno andava anche bene. Vabbè, dai, era l'ultima conference questa. In attesa di Nintendo, se ci sarà e quando sarà. Sì, vedremo, chi lo sa, hanno detto dovrebbe essere entro fine mese una Nintendo, ma comunque non lo aspettate comunque granché, perché tanto sarà third party o robe non importanti, perché finché non annunciano la Switch nuova lì ormai non faranno più uscire niente. Esatto. Quindi vabbè, dai, ci vediamo domani mattina con recapone. Il recapone, devo ruttare. Eccomi, dicevo. Col ruttone, non il ruttone, il recapone. Ci sarà una rassegna stonca straveloce e recapone, perché vabbè che magari un po' di conferenze le saltiamo anche. Sì, vabbè, adesso magari guardo giusto qualcosina. Io spero mi regga il collo domani. Comunque amici, domani pomeriggio c'è il martedì, facciamo quindi tutti questa parentesi per gli amanti del calcio. Che avete fatto il fantacalcio, anche per i fatti vostri, anche se non avete fatto con noi, magari vi piace sentire la nostra, siamo io e Vale che parliamo dei campionati che abbiamo fatto con voi e dei nostri personali. Oltre a questo, tra l'altro, Vale ha detto che si sta preparando delle statistiche e anche si sta provando a segnarsi cosa abbiamo detto nella live dei consigli per vedere se ci abbiamo preso su alcune cose, un po' lontane, quindi vediamo un attimino. Ovviamente saremo un pochino meno, perché il calcio interessa meno in questo canale, giustamente, però per chi c'è, come tutti gli anni, come sempre, che poi dico sempre così, poi siamo gli stessi, però... Ricordatevi martedì prossimo alle 12 ore, che adesso diventa l'evento principale che manca di questo mese. Poi vi pubblichiamo le cose, magari, dai. Domani la pubblico, domani pomeriggio. Dai, ciao belli! Ciao, belli. Ciao, buonanotte!